Raga, ma noi abbiamo ancora questo draft buildato nel 1487. No, ma rifamolo. Non erano usciti manco i tots quando c'era sto draft. Ma rifamolo, raga. Gettone draft. Ah, raga, abbiamo sempre il 3-4-2-1, intanto noi. Noi è sempre 3-4-2-1. Sai che Pierre è Ginola? Ma Arisa c'ho ridà, fidate. Ginola no. Vabbè, piamo Cantona. Ok. Ma che... dove stai, Tots? Dove sono situati i Tots? Raga. Oh. Ruben Diaz, buono. Ake, molto buono, anche se... Ake o Kim Pepe? Ake, va bene. Ake. E qui Sergio Ramos. Qui Sergio Ramos. E La Font. E forza. Ok, però non è male la squadra, eh. Guarda, la squadra non è male, eh. Piamo Gigione Donnarumma e lo metti subito in porta. Porco Dio. Vabbè, Pivaran, bro. Cosa che forse è meglio La Font. Boh. Cazzo, è tosta. Vabbè, qui prendi tipo Bruno, sti cazzi. Servirebbe un bel attacco, bro. Che è quell'attacco che c'ho? Molto bene. Eusebio. Nkunku. Porco Dio, Nkunku. Forse era meglio via Dalglish. Piamo Dalglish, potevamo mettere pure Nkunku dentro, era buono. Cazzo, ci mancherebbe pure l'esterno destro. Stiamo sotto un treno. Yaya Touré non lo posso prendere. Dobbiamo per forza Nkunku. Nunez è bello come sub. Aguiar al posto di Sergio Ramos. È vero. Aguiarpo... ci serve esterno destro e... ATT. Next! 4-3-2-1, ragazzi. O 3-4-2-1 un'altra volta. O cambiamo un po', porco Dio. 4-3-2-1, vai. Se merda. Za non me lo mette da nessuna parte. Io sto Gullit non lo vorrei via. Mi tocca via Gullit. Vabbè, che palle. Che punta. Punta Fernando Torres. È carino, eh. Ma che è sta roba, oh. Pio. Io voglio Tchouaméni, bro. Tchouaméni mi piace. De Jong, secondo me. De Jong per la Liga e Gullit. Bello. Aspetta. Il centrocampo c'è. Camavinga. Proprio Camavinga è perfetto. Oh, state buono. Porco Dio, che draft, oh. Siamo Eder Militao, va bene. E terzino destro in realtà va bene pure De Marcos, sti cazzi. Ok, guarda che in realtà il draft è buono. Ci manca... Porco Giuda, questo è meno buono. Vabbè, Iori va preso per la Francia, perché momentaneamente stiamo così. Servirebbe un portiere tipo Alex Remiro. Ci serve un AT, raga, tipo. Cioè, ci serve un'altra bella punta. Proprio Musiala. Via Donovan. Via Donovan. Quell'attacco, ragazzi, porco giù dalle... Purtroppo è difficile chiedere il 100% da un draft. È molto difficile chiedere il 100% da un draft. Quasi. Vai.
Raga, 3-4-2-1, fidate. 3-4-2-1 è a vita. Fidate, bro. Ah, questo è un inizio scoppiettante. Vorrei poter prendere Zidane, ma dovrò prendere Matthäus, che fa comunque godere come inizio. A te. Papà. Dennis Bergkamp, che è bellissimo. Secondo a te. Messi. Però la punta ci delude. Mudrik. Martinelli. Ma Mudrik come porco Dio lo rinco. Saga. Lucio non era male. Però devo pia Fofanà. Devo pia per forza Fofanà. Marquinhos! Ma che è sta roba, raga? Bello Del Piero. Se può fixa, bro. Non se può fixa, bro. Sono tutti a T. Non c'è un ATT. Next! Attacco anemico, centrocampo di laboratorio, difesa da 9 e mezzo. Però allora non me lo fa il supplì se poi dopo, capito? È così. Oh, 3-4-2-1, Cristo! Sto cacacazzi di Cantona! Ogni draft c'è! State buoni! Ma questo è un inizio spumeggiante, bro. Ecco. Lo sapete che sul prossimo anno non dovrebbe esserci. No, non dovrebbero esserci più i cambi ruolo? Dal prossimo anno dovrebbe essere tutto automatico. Cioè, che se un giocatore tipo Veyron può giocare CC, CDC o COC, nel momento in cui lo metti nella posizione, prende quel ruolo lì. Però, cioè, va sempre in base ai suoi tre ruoli o quelli che ha. Cioè, non è che se metti Kanté a TT funziona, capito? Ci sono arrivati, sì, ci arrivano. Ah, raga, ci arrivano a step, cioè, con calma. Una volta, una cosa per volta, raga, che c'hai di fretta, cioè. Ah, raga, che è sto? Lo sai che tocca più a Kimmich? Lo sai che tocca più a Kimmich? Ehi, Luca spettacolo. Ah, regà, però che è sta difesa, porco due. Ma poi servirebbe un paro di linchetto a. Mi tocca piattuta de ferpa, bro. Se te pare, mi tocca piatta psobba? No, bro, mi tocca pia sebbe. Come lo fisso, regà, che c'ho il full entract? Fa una live con Tony e forte a giocare a FIFA. Guarda, con Tony ci abbiamo fatto un paro di live, voglia. Già l'abbiamo fatte, ma ora le rifaremo anche. Ci stiamo organizzando per fare un contenuto tipo un po' più particolare. Vorremmo organizzare un qualcosa di simpatico. Infatti, se ci avete delle belle idee che potrei fare, cioè, fattibili con Tony, una roba figa, cioè, voi proponetemele perché poi sono realizzabili in culo, cioè. Cazzo, che bello Beckham, raga. Che bello che è Beckham, mi dirai. Sì, però se mi dici che se lo metto qua, Shrek è morto. Raga, se so, mo me pio Lozek. Se so, mo me pio Lozek, come metto al posto di Haaland. E giochiamo con lo zecchino d'oro. No, raga, Shrek a zero! Next!
Ah, raga, porco dio, questo è quello buono. Fidate, questo gioco. Basta, mi sono rotto il cazzo. Che merda, porco dio. Che cos'è questa roba? Perché mi deve mettere questi coglioni? Lo sai che mi sa che è più Bobby Firmino? Almeno è brasiliano. Ecco. Prenderei volentieri Paulino Dybala, ma non lo posso più a QL. Xavi. Oh my god. Dai, raga, sei fixa, bro. Dai, per fo. Sei fixa, raga, fidate. Cioè, se deve fixa questo. Non può non fixa. Allora. Chi pio qua? Vabbè, io prendo Meslier. Oppure prendo Magic Mike. Sì, pio Magic Mike. In caso. Van Dijk va benissimo. Ci serve un altro giocatore brasiliano. Ci serve qualcosa di brasileiro. Un centrocampista brasiliano, porco due. È Santo Massimino, per fo. Bello, bello. Fred. Bello. No, raga. Ma raga, qui... Qui il fix, chi è? Però se metto Cantona scende la Premier. Lucio è bello. Lucio è bello. QL al posto di Bobby Firmino. Allenatore da Premier in realtà non serve manco un cazzo. Cioè potrei giocare pure con Bobby. E Sharawi esterno sinistro. E se gioca col fenomeno. Centrocampo brutto come la morte, eh. Dai, giochiamolo, dai, giochiamo, dai. Ci sta. Ma volete iscrivervi al canale? Il 40% di chi se guarda i video non è iscritto. Ma vi volete iscrivervi a sto cazzo di canale? Puttana Eva. Ho controllato l'altro giorno. Ho visto che il 5.1% è donna. Il 94.9% è maschio. Affide la mignotta. Ma vi volete iscrivervi a sto cazzo di canale? Vabbè, c'è comunque il fenomeno 97, eh. Bro, ma allora, raga, mi dispiace, ma quel kickoff è troppo gratis per non spammarlo, raga. È iniziare la partita con un gol, bro. Cioè, è troppo stupida come cosa. Quanto è forte Beckham, madò. Massimino. Massimino si era inventato un se sa che. Difesa è il mostro, tipo. Bravo, Fenò. Porco dio. Mamma che Beckham, che palletta. Peccato che Nesta corre più del fenomeno. Vabbè, va così. Nesta, boh. Bravo, Eric. Bravo Eric. Pulito.
Ammazza un porta che sedia. Che sedia. Ma che è Masraui? Oh. Scivolate a caso. Mamma mia, ragazzi. David Beckham. Bello. Traversa palo. Vabbè, a me sta carta di Beckham mi piace troppo, raga, non c'ha senso. Sta carta di Beckham è insensata, cioè... Ma infatti il valore... Quanto costa al momento sto Beckham? Zanata con Van Dijk. Bravo Eric. Bravo. Oh, Xavi, 79 di tiro, 2 zanate su 2, eh? Professionale. È sempre il king, comunque. Ma che gol faccio, regà? Bello. Madonna se so bello però, eh. Madonna se gioco a calcio, ragazzi, eh. Madonna se gioco a calcio, regà. No, ma regà, ma come porco Dio faccio a non segnare così col fenomeno? Scusami, Gesù Cristo. Cioè non ne devi chiudere. Qua ne è. Cazzo corre per tutto il campo sto coglione. Vai Eric, è tua, bro. S
sto te fan gol e te comincia a correre per tutto il campo come se avesse segnato un finale dei Champions League di Okane. E poi ne prende 3 de fila. Magari. Sa, non credo che ti ricordi di me. Un paio di giorni fa ti avevo chiesto un consiglio su una ragazza. Sta ragazza l'ho vista in piazza, mi ha detto che faccio schifo, che non starebbe mai con me, che preferirebbe mangiare merda, c'ho davanti a centinaia di persone gridando, io l'ho mandata a fanculo, c'era suo fratello vicino che mi ha tirato un cazzotto e io l'ho ammazzato de botte. Secondo te ho sbagliato? Non sapevo come... Non ho capito un cazzo. Molto arrabbiato. So che forse ho esagerato. Il VAR conferma, hai fatto bene, bro. Non sei minimamente nel torto, anzi, la tua è autodifesa. Porco Dio, se quella là gli dice determinate cose, lui giustamente la manda a fanculo. Perché giustamente la manda a fanculo. Il fratello passa le mani, alza le mani prima il fratello, lui ha fatto benissimo a menaglie. Punto. Quando sei giovane, secondo me, nulla è cringe, è tutta esperienza. Bravo, Bobby! Porco Dio, la merda di Mbappé di Oga. Com'è possibile che stiamo 5-4? Bello. Io sono 07 e suo fratello aveva 19 anni. I miei amici hanno detto che ho sbagliato. Io però non credo. Poi io conta che gli avevo battuto i versi da dosso perché eravamo in piazza proprio nei Wade se ama. Ma io ti dico, cioè, allora, tu non hai sbagliato. Allora, finché il primo cazzotto arriva da parte sua, tu non sei nel torto. Oggettivo, bro. E lui che è maggiorenne è da denunciare. Comunque il fenomeno pure al draft è un sacco di patate. Eccolo il sacco di patate. Mamma mia, ragazzi. Io sto fenomeno non l'ho capito. GG! Bel draftino, ragazzi. Un bel draftino, ma molto easy. Cioè, ma vai. Il 100k dal draft, oh. Vai. Stanno suonando la tromba. Niente dots. Niente dots. Brutto. Brutti. Fanculo sto gioco di merda, porco Dio.